Buon inizio settimana e buon lunedì, amici di Gossip Mania. Eccoci qui prontissime per recuperare tutti gli argomenti del fine settimana e dei giorni scorsi, perché come sempre ne sono tantissimi, tantissime novità dal mondo dello spettacolo, del cinema in Italia e non solo, ma anche dalla televisione, ovviamente, gli amori, le barche, visto che il tempo e il periodo lo consente, ovviamente in studio. Come sempre, come ogni pomeriggio, Elvira Vigliano. Ciao Elvi. Ciao Alessia, ben ritrovata. Un inizio settimana un po' particolare, perché ne sono successe di ogni in questo weekend appena trascorso. È vero, come al solito ci sono state delle notizie che ci hanno fatto un po' sobbalzare e delle quali parleremo tra pochissimo. Ad iniziare proprio con il nostro primo argomento, abbiamo parlato di barche, di navi, potremmo dire, perché le proporzioni sono veramente immense, chiamarle barchette è anche riduttivo. Infatti, è perché c'è stato qualcuno che ha scacciato via con una foto, anzi un servizio fotografico potremmo dire, tutte le voci di crisi, di rotture, dell'essere ritornati un po' single, dei problemi di coppia. Ovviamente parliamo di Gianni Amane e di Letta Leotta, che si sono regalati, noi l'avevamo anche previsto, abbiamo detto con la fine dei campionati sicuramente torneremo a parlare di hotel, certo, di weekend, e infatti si sono regalati un bellissimo weekend in costiera a Capri, proprio sfondo Faraglioni, con questo servizio fotografico ovviamente divulgato sui social, bellissimo, certo, cuore a cuore, veramente con grande intimità. Eh sì, dovevano in qualche modo recuperare un po' tutto il tempo perso e soprattutto mettere a tacere tutte le voci che dicevano che insomma la loro storia era arrivata al capolinea, compresa la mia voce, perché io non anche la mai, mia lo sai, non ci ho mai creduto in questa storia. Fatto sta che insomma è come se vedessimo sempre lo stesso film, un po' stanno annoiando con questi weekend, ma devo dire che gli hotel si portano molto in quest'ultimo periodo, almeno l'hanno lanciato loro la moda di rintanarsi in questo ambiente e poi non uscire più per giorni, però insomma potrebbero anche cercare di fare un passettino in avanti, essendo lei libera potrebbe andare tranquillamente in Turchia. È vero, infatti dobbiamo vedere quali saranno gli step successivi, anche perché come possiamo vedere dalle nostre grafiche le foto veramente li ritraggono in grandissima intimità. Poi, come diciamo sempre, le foto ovviamente fatte dalla prospettiva giusta, molto molto belle anche quelle che ha pubblicato Gian, con questo cielo un po' plumbeo, con queste nuvolette sopra i Faraglioni di Capri, fanno pensare che ci sia qualcuno con loro che sia addetto al 100% allo scattare queste foto, anche perché al contempo hanno pubblicato un video molto particolare, sembra con un drone dall'alto che poi finisce in mare, che poi li ritrae belle e sorridenti, quindi sicuramente non si tratta di video selfie, soprattutto nella foto a prua della barca, penso sia la prua, non ho idea. E quindi sono molto posate, sono molto perfette, ci sarà sicuramente qualcuno addetto proprio a paparazzare, alla pubblicità, ai servizi fotografici. Però devo dire è un lavoro che mi alletterebbe, perché insomma vanno sei sempre che ridere, vanno sempre girando, devi semplicemente fargli una foto, quindi non è che poi con i mezzi di oggi insomma siamo tutti diventati fotografi, quindi non ci vuole granché. Sì, basta un cellulare effettivamente, una GoPro e si risolve la questione. Fatto sta che insomma loro vengono sempre perfetti in queste foto, non c'è un'occhiaia, non c'è un po' di cellulite, non c'è niente di anormale. Male, e quindi questi dettagli fanno un po' pensare che ci sia qualcuno che li segue e cerca un pochino anche di alimentare questi gossip quotidiani. Effettivamente parlavamo anche di step successivi, poiché sembra che ormai la crisi sia passata, non si pensa al contempo più alle storie precedenti, a tutti i rumors, le copertine, nonostante le copertine anche un po' modificate e photoshoppate, però c'è chi giura che effettivamente per il matrimonio non è ancora il momento, però lo step successivo sarebbe proprio la convivenza.
Non so come potrebbe andare, visto che insomma è bastato poco per creare questo disastro e questo distacco, non so se la convivenza li possa aiutare, anche perché insomma significherebbe poi, soprattutto per lei, mostrarsi a quel sapone e sappiamo bene che insomma lei ci tiene molto al suo aspetto fisico, quindi sarebbe sicuramente un passo molto importante. Il fatto è che si era parlato di matrimonio e poi saltare direttamente alla convivenza, insomma, fa pensare che vogliano fare un po' di rodaggio, vedere se funzionano e poi magari sposarsi. E se fosse proprio tutto uno stratagemma, perché si sa, la convivenza appunto è un punto nodale del pre-matrimonio, soprattutto per testare i vari rapporti. Quindi se fosse proprio qualcosa di mirato per dire tanto sicuramente litigheremo e ci lasceremo e quindi la facciamo finire così questa storia? Suppongo che possa essere, anche perché insomma è una storia che ha parecchi retroscena che non conosciamo e il punto è che insomma per molti il matrimonio è la tomba dell'amore, per altri è la convivenza, quindi come hai detto tu potrebbe essere anche un passo per giustificare una decisiva rottura. Il fatto è che quando si sta insieme in vacanza si sta benissimo, poi nella vita reale tutti i giorni è lo spazzolino, è il dentifricio, è la tavoletta, insomma. Pulisci di qua, pulisci di là, non sono una cameriera, non sono una cuoca. Quindi credo che insomma la situazione possa solo che degenerare da questo punto di vista. Vedremo anche perché effettivamente la cosa strana è che quando si tratta di altri personaggi e c'è un po' di scetticismo, basta una foto, basta un video insieme di panare ogni dubbio. Nel loro caso, più si va avanti, più aumentano le foto, i video, soprattutto così particolari, posati, photoshoppati e così via, più aumentano i dubbi. Quindi veramente non sappiamo più cosa pensare. Sì, anche perché io ripeto, il fatto che nemmeno la nonna creda a lei è un sintomo che qualcosa sotto ci sia, perché insomma i familiari di solito patteggiano sempre Sempre, per figli e infatti. nipoti e poi abbiamo visto anche una serie di risposte da parte dei familiari di Gianni Amann che ci hanno fatto credere che insomma quello che pensavamo fosse vero e questo riavvicinamento non lascia spazio a altri fraintendimenti se non che vogliano provarci semplicemente per riempire qualche copertina. È verissimo, vedremo come andrà avanti questa storia in questo periodo estivo dove magari entrambi sono un po' più liberi dal lavoro. Abbiamo parlato di matrimoni, matrimoni saltati e sappiamo benissimo che è ufficialmente saltato nuovamente, possiamo dire, il matrimonio tra Arisa e Andrea Di Carlo. Ebbene sì, Arisa ha confermato ancora una volta in un botta e risposta sui social che il matrimonio non si farà. È single, felicemente single, quindi almeno questa cosa l'abbiamo risolta. Basta. Meno male, anche perché insomma tutti questi litigi che c'erano, io avevo l'ansia per Arisa, perché qualsiasi parola insomma le uscisse dalla bocca poteva essere motivo per litigare con il Vero. compagno. Abbiamo visto anche nelle ultime puntate di Amici con Queen Mary come in realtà lei sia una persona molto aperta, di larghe vedute, sia una persona solare, vivace, allegra, insomma. E vedo che invece il compagno, il manager, tentava più che altro di chiuderla in una bolla. Nelle ultime puntate abbiamo visto come aveva addirittura paura di parlare e forse questo, insomma, era indice che qualcosa non andava. Il fatto di poter finalmente vivere magari anche la sua musica, le sue esperienze televisive in un determinato modo potrebbe essere anche una giustificazione alla futura partenza poi per il reality di cui abbiamo parlato venerdì. Quindi insomma, potrebbero esserci tante giustificazioni per questa scelta. È vero, poi è molto brutto quando ci si deve snaturare poi per Sì. piacere al proprio partner, parliamo comunque di dinamiche televisive, anche nello scherzare con lo stesso Rudy Zerbi, effettivamente le aveva sempre il freno a mano tirato e lo ha detto proprio in diretta televisiva per paura di ripercussioni a casa da parte del fidanzato. In queste dirette ha parlato anche del rapporto con Rudy Zerbi, tutti scherzavano, le ha detto no, effettivamente
ovviamente Rudy mi manca tanto, è una persona con la quale, nonostante gli scherzi, ho legato veramente tanto nell'esperienza di amici, è stata un'esperienza incredibile e spesso appunto sui social c'è questo intreccio anche di video, di risposte con lo stesso Rudy Zerbi, anche con Lorella Cuccarini, con la quale veramente si è legata molto, quindi si è creata una bella crew, per così dire. Sì, il fatto è che insomma nel caso di un possibile flirt non sappiamo in realtà quanto Rudy realmente sia sincero. Speriamo, ovviamente. Speriamo, però insomma è comunque una persona che ha alle spalle un matrimonio finito, un figlio, insomma, e non sappiamo se tutto quello che dice sia reale. Fatto sta che questa attrazione si è notata, perché insomma è sempre pronto a mandare qualche frecciatina, qualche battutina. Quindi insomma vedevo anche che Arisa rispondeva in modo positivo, sebbene un po' timorosa. Il fatto di questo matrimonio finito forse è stato un bene, perché la scelta era stata presa durante insomma l'ennesimo lockdown che abbiamo vissuto, e quindi insomma poteva essere anche una scelta un po' affrettata, visto che... Sì, neanche un anno di fidanzamento da settembre, già così tante rotture, distacchi, troppo. No, era insomma un sintomo che c'era qualcosa che non andava, e sicuramente insomma anche sbirciando sul profilo di lui si è notato come in realtà sia molto narcisista. Ho visto solo selfie e nient'altro. Vero. Quindi questo è anche indice di una persona che vuole un tipo di rapporto impostato sull'esclusività anche dal punto di vista professionale, e nel caso di Arisa insomma significherebbe poi tarparle reali. Quindi credo che sia un bene che questa storia sia finita, almeno sono contenta, perché lui è troppo pesante. È vero, pesante, egocentrico, poi a differenza di Arisa, che anche in queste dirette, mentre era in treno proprio per farsi compagnia con i suoi follower, è stata molto molto divertente, ma lei è un personaggio veramente fantastico. Le hanno chiesto ad esempio come fa ad essere così bella, e lei ha risposto con i filtri Instagram. Tu vedete, ora faccio una storia senza filtri, quella di dopo metto il filtro e sono direttamente più bella, cioè di una schiettezza incredibile, piuttosto che le hanno chiesto consigli d'amore, veramente qualsiasi tipo di cosa, ha anche anticipato qualcosa sulle nuove canzoni, il nuovo video, quindi anche qualche spoiler musicale, e poi ha detto che in realtà nel weekend c'è stato l'Extension Day. Sì. Si è mostrata per la prima volta nell'ultimo periodo con i suoi reali capelli, perché lei stessa ha sempre dichiarato di avere dei capelli finti, una parrucca appunto dell'Extension, perché i capelli erano fortemente rovinati, quindi li aveva rasati completamente e pian piano stanno crescendo, infatti li aveva ancora ad una lunghezza, possiamo dire, abbastanza corta, e poi si è rifatta vedere con questa chioma lunga tutta boccolosa, facendo anche un po' di pubblicità a colui che appunto le ha applicato questa Extension, ma tutto nella massima tranquillità possibile. Sì, anche perché nell'ultimo periodo si è lasciata un po' andare a degli scatti bollenti. Sì, è vero. Quindi, noi li abbiamo messi perché siamo ancora in fascia protetta. Però effettivamente non si lascia spazio all'immaginazione, e devo dire che insomma ha avuto un dimagrimento molto forte, però alcune parti del suo corpo insomma sono rimaste invariate, e questo fa gola a molti, perché insomma i commenti poi sui social non mancano. Fatto sta che insomma questa sua schiettezza, questa sua sincerità fanno anche pensare che abbia un modo di approcciarsi alla vita poi molto leggero, e quindi questo è forse quello che attira di più, perché ognuno di noi vorrebbe avere una Risa accanto, soprattutto nei momenti di tristezza, perché ha un modo anche di affrontare le rotture, le tensioni in un modo molto, almeno apparentemente, molto leggero. È vero, infatti io non vedo l'ora di vederla in qualche reality, in qualche talent, qualche programma, veramente da qualche parte, perché fa proprio bene non solo alla televisione italiana, mette di buon umore, è un personaggio molto molto positivo. Sì, ed è cambiata poi dalla sua prima apparizione. Sì, come no. E ha ammesso stesso lei di aver avuto insomma un bel po' di tempo per accettarsi, tant'è vero che insomma il suo naso, il suo viso non le piacevano, però a poco insomma ha fatto un percorso psicologico molto positivo che l'ha portata poi ad accettarsi per quello che è, oltre poi a seguire una dieta e quindi un'alimentazione molto più sana, a differenza invece di altri come la stessa Noemi, che noi ricordiamo e ormai ci è rimasta impressa, o la Osbourne, insomma cercano un pochino di stare bene con se stessi, e quindi questo non può essere che positivo anche come messaggio che viene mandato.
È verissimo, brava Risa, ti terremo d'occhio ovviamente come sempre con i tuoi progetti futuri. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità come al solito e ci ritroviamo qui tra qualche minuto, a tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci qui pronte per i nostri prossimi ed ultimi due argomenti che saranno molto diversi. Si continua però a parlare d'amore perché lunedì, lo sappiamo, è un po' così, quindi dobbiamo recuperare tutti i flirt che ci siamo persi nel weekend. Ci sono un po' di aggiornamenti anche per quanto riguarda Tommaso Zorzi, ma lo parcheggiamo in vista delle prossime settimane, anche perché saranno dei giorni molto importanti anche per l'Isola dei Famosi, che ahimè chiude i battenti, che peccato, con la finalissima, taglia i capelli di qua, addominali che escono di là, quindi ne parleremo sicuramente dei prossimi giorni, perché poi ci sono stati anche un po' di litigi che ci piacciono molto di più delle storie d'amore, certo. Quindi ne dobbiamo approfittare. Parliamo però di un altro programma, di un altro talent che è diventato, possiamo dire, quasi un reality e continua nonostante sia finito ormai da qualche settimana. Parliamo di Amici, cui protagonisti sono più noti, possiamo dire, per gli intrecci sentimentali piuttosto che per la loro famosità e per le loro doti di ballerini o canori. C'è prima di tutto un mistero, ne abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, ovviamente i vari protagonisti di Amici, San Giovanni, Daddy, Aka, si sono portati avanti con tantissimi pezzi che stanno spopolando in quanto vendite di singoli, ovviamente super shazammati, super utilizzati anche sui social, però sulle radio non si sentono, si sentono veramente pochissimo. E questo è un po' un mistero, anche perché durante il talent ci sono state numerose incursioni anche delle radio che hanno fatto tanti complimenti a questi ragazzi, però evidentemente il fenomeno dei talent è stato messo un po' alla berlina, un po' in un angolo in questo periodo dove poi stanno uscendo tutti i vari tormentoni estivi. Sì. Diciamo che almeno le uniche due canzoni che ho ascoltato sono state quelle di Daddy, Zero Passi, e quella di Malibu di San Giovanni. Sono state le uniche forse ad essere mandate a ripetizione. Però insomma, rispetto agli anni passati, effettivamente le modalità in cui vengono mandate in onda sono diverse. Almeno durante il talent dicevano che avrebbero mandato in riproduzione continua le canzoni, ma questo non è avvenuto. Forse ci hanno pensato su. Okay. Però effettivamente, insomma, nel caso di Daddy e di San Giovanni, i pezzi che hanno creato sono principalmente estivi, quindi ci può stare. Spero che, insomma, nel loro caso perseguano questo obiettivo, perché qualche qualità c'è. È vero, è vero, anche se fortunatamente stanno aumentando le fan di Aka, che secondo me è molto più bravo rispetto anche a San Giovanni, quindi effettivamente un cambio di tendenza c'è stato nelle ultime settimane dopo la fine di Amici. Proprio riguardo Amici si dovrebbe cambiare il titolo in Amanti. Sì. Perché effettivamente, come spesso abbiamo raccontato, gli intrecci amorosi e sentimentali sono stati e sono ancora tanti. Prima di tutto, in questi giorni, soprattutto nel weekend, è emerso che effettivamente Raffaele e Martina stanno insieme. Sì. Hanno pubblicato storie insieme, quindi Aka, Luca per gli amici, è stato completamente dimenticato. Nessuno se ne importa più di ciò che provava lui, che era innamorato appunto di Martina, niente di niente. Loro hanno iniziato questa frequentazione, questa conoscenza praticamente dagli ultimi giorni di Martina nel talent, e poi è andata avanti fuori perché sono stati eliminati entrambi e quindi ne hanno approfittato. Fatto sta che è tutto molto strano, devo dirlo. Sì, è molto strano, anche perché mi è rimasta impressa una scena dell'ultima puntata, quando i ragazzi sono rientrati per le premiazioni che poi sono andate a Giulia e San Giovanni.
hanno fatto rivedere alcuni dei momenti più belli nella casa e guarda caso, insomma, K7 spuntava solo con Martina, quindi lui ha avuto un attimo di panico perché non sapeva come gestire la situazione ed effettivamente si è comportato come un cucciolo ferito perché è stato utilizzato, tra virgolette, strumentalizzato durante la trasmissione e poi all'improvviso Martina... Gli pesava un po' la testa. Gli pesava molto la testa perché Martina, insomma, gli è andata di fianco dicendogli che in realtà lei provava attrazione per Raffaele e tempo di uscire... è cambiato tutto, insomma, K7 è stato dimenticato e quanto pare Raffaele, insomma, è quello che si è trovato tra i due litiganti e alla fine sta cercando anche di portare avanti questa storia. Fatto sta che, insomma, è un po' strano, è un po' tutto strano. Forse Martina è molto confusa e chissà se, insomma, effettivamente quello che prova sia reale, perché a questo punto abbiamo dei dubbi. Abbiamo dei dubbi e vedremo se andrà avanti questa storia. Bah, ho qualche dubbio, ho qualche riserva. Qualche riserva ce l'avevamo anche nei giorni scorsi sulla storia d'amore, anche lì strappalacrime, che esatto, ha consumato un vero dramma nel momento dell'eliminazione fratricida, possiamo dire, tra Daddy e Rosa, che si sono scontrati lacrime veramente di tutto e di più. Poi una volta usciti si sono dimenticati anche loro. Però fatto sta che Daddy non ha voluto più parlare di Rosa, a domanda ha sempre glissato, non ha risposto anche durante la finale, dedico la finale a mia mamma, a mio padre, a mia sorella, ai miei amici e così via, di Rosa manco l'ombra. Però qualche giorno fa, sempre nel weekend che è foriero di novità, è successo che hanno pizzicato Rosa in un bar mentre stava canticchiando e sorridendo proprio una canzone di Daddy. Quindi evidentemente c'è qualcosa ancora. Sì, devo dire che da quando sono usciti dal programma almeno io mi aspettavo qualcosa di più. Perché insomma Daddy faceva il conto alla rovescia, sapeva per quanti giorni non aveva baciato Rosa, insomma sembravano persi l'uno dell'altra. E lui stesso insomma ha detto che Rosa lo ha aiutato anche a superare alcuni momenti di crisi nella casa. Questi sono ragazzi, entrano per studiare e piangono, quindi immagina come possono affrontare la vita. Però pare che insomma lei lo abbia aiutato a superare questi momenti critici. Poi il tempo di uscire non si parlano più, almeno hanno smesso di sentirsi. Non riesco a capire qual è il motivo, fatto sta che già nella casa, insomma, avevano, essendo molto diversi dal punto di vista caratteriale, avevano dei momenti, dei litigi molto forti, quindi questo fa pensare che siano un po' incompatibili. Però forse tutto questo sta preparando il terreno per Temptation Island. Chissà, infatti ci potrebbe essere un riavvicinamento proprio per questo, anche perché, come diciamo sempre, sia Rosa che Martina, quindi il nostro personaggio precedente, hanno grandi velleità di far parte del mondo dello spettacolo e sicuramente non per le loro doti di ballerine, come è stato detto proprio a loro più volte durante tutto il percorso di Amici, non solo il serale. Chi invece prosegue a gonfie vele sono San Giovanni e Giulia, sempre più innamorati. San Giovanni poi, che comunque un ragazzo molto maturo, ha detto ovviamente abbiamo trascorso l'inizio della nostra storia e della nostra conoscenza H24 sempre insieme, quindi ci dobbiamo abituare delle nuove dinamiche ma anche alla vita quotidiana, certo. Nonostante ciò va tutto bene, gli hanno anche chiesto state pensando allora a una convivenza e lui ha detto per il momento no perché siamo giovani, c'è tempo, però stiamo molto bene insieme, ci amiamo, tutto a posto. Sì, ed è stato, mi ha stupito un po' perché sai durante la trasmissione effettivamente lui era stato puntato il dito contro San Giovanni che aveva detto per il momento dobbiamo pensare alla nostra carriera, quindi stoppando un pochino anche Giulia, e poi nel corso della trasmissione insomma l'aveva anche ferita perché voleva allontanarsi un po'. Però devo dire che poi con questi discorsi che ha fatto mi ha fatto capire come in realtà ci tenga realmente a Giulia e di come non voglia tarpare le ali né a se stesso né a lei, quindi fare un passo dopo l'altro
l'altro e vedere questa storia dove li porterà. Quindi forse sono i due migliori che hanno stupito un po' tutti, essendo poi anche i più piccoli. È vero, sono molto molto carini insieme, soprattutto lontani da dinamiche, sì, di strategie. Si vogliono realmente sì, bene. Sì, si sono vissuti il loro amore veramente in maniera tranquilla, che poi ha portato anche dei risultati, perché una è la vincitrice e l'altro è il finalista, sì, quindi assolutamente un bellissimo percorso dentro e fuori anche il talent. Cambiamo argomento, ultimo argomento di aggiornamento possiamo dire, poiché nei mesi scorsi abbiamo parlato spesso della rottura tra Brad Pitt e Angelina Jolie, di un riavvicinamento con Jennifer Aniston, eppure Galeotto è stata la cerimonia degli scorsi Oscar, ovviamente molto ridimensionata per tutte le normative anti-Covid, però proprio nel backstage Brad si è innamorato, perché anche Brad è uno di noi che può avere i suoi colpi di fulmine, e quindi ha iniziato subito a flirtare, qua la devo leggere che ha un nome assurdo e complicato, con Andra Day, una nota cantante 36enne, quindi comunque molto più giovane ovviamente di Brad, che effettivamente anche lei nel corso degli anni ha avuto numerose trasformazioni, e nell'ultima, dove è particolarmente dimagrita ed è ancora più bella perché è ovviamente una bellissima ragazza, ha qualcosa che effettivamente ricorda Angelina Jolie. Io ci sono rimasta malissimo, veramente male, perché io ho nella mia testa alcune coppie prestabilite, quindi per me deve una andare... guarda, l'hai indovinata, perché sta andando ancora a gonfie vele quella di Jennifer Lopez e Ben Affleck. Io cerco di incrociare i dati, ma niente, non vogliono tornare insieme. Diciamo che insomma la storia tra Jennifer Aniston e Brad Pitt, belli, è quella che ha fatto sognare tutti, per non parlare poi di Jennifer Lopez, insomma. Diciamo che sono delle storie con cui io personalmente sono cresciuta, quindi credo di voler vederli sempre. Le copertine del Cioè, tutte tanto quelle tempo cose fa. Fantastici. Però insomma, il caso di Brad Pitt e di Jennifer pare che insomma non ci sia proprio possibilità. Anche perché insomma nell'ultimo periodo Jennifer è impegnata poi con il revival di Friends. Sì. E si ancora stanno, lo devo vedere, quindi ne parleremo. Si poi stanno scoprendo un pochino tutti gli altarini di questo possibile amore tra Ross e Jennifer. Insomma, ci sono parecchie cose che non vanno. Nel caso di Brad pare che insomma questa ragazza gli ricordi molto Angelina, e quindi la storia sembra andare già a gonfie vele, almeno gli ultimi rumors che ci sono riguardo questa storia. Sì, c'è stato questo fulminio, possiamo dire, avvicinamento, e la cosa curiosa che appunto piazza Brad Pitt in un girone dell'inferno comune a molti è che è solito flirtare proprio alle cerimonie di consegna dei premi. Infatti in una precedente cerimonia si era particolarmente avvicinato a Jennifer Aniston, che poveretto, secondo me si scoccia. Sì, si che poi queste cerimonie sono molto lunghe, quindi giustamente ci approfittiamo. Due piccioni con una fava. Esatto, no? Ci spianiamo un po' la strada. E invece quest'altra subito ha puntato la sua vittima, ovviamente, per il suo appeal, il suo fascino, il suo carisma, non avrà difficoltà a riscuotere successo. Chissà invece come tenta invece di conquistarla giorno dopo giorno, perché insomma sappiamo che lui è un romanticone e nel caso non insomma avrà molte difficoltà, secondo me. Così. Sì, non avrà difficoltà, e poi insomma la storia parla per lui, quindi basta semplicemente guardarlo e ci si innamora, perché nonostante insomma l'età ci sono alcuni personaggi, George Clooney, ma anche lo stesso Johnny Depp, Brad Pitt, che rimangono forse delle... Brad davvero con Leonardo DiCaprio, anche se Leonardo DiCaprio ha avuto i suoi alti e bassi anche per i ruoli che ha dovuto interpretare, quindi è ingrassato, sì, è dimagrito, è invecchiato, varie cose, però effettivamente con George Clooney, Brad Pitt è rimasto sempre lo stesso, con un fascino incredibile, veramente bello. Sì, ma poi hanno una storia cinematografica che insomma fa paura, quindi devo dire che
le storie che hanno raccontato sono rimaste impresse a molti. E questo, bravissimo. E questo è rimasto poi anche nella sua persona, perché insomma è riuscito ad essere poliedrico, quindi a interpretare diversi ruoli e poi insomma a portare avanti diverse storie che hanno fatto sognare. Non l'abbiamo mai visto protagonista di qualche gossipetto, sempre di storie che andavano avanti per anni e anni e che facevano sognare. Quindi speriamo anche nel caso di questa ragazza che insomma tutti i presupposti ci sono. Speriamo davvero, noi intanto siamo in chiusura, ma vi terremo anche domani compagnia con i nostri argomenti perché ce ne sono già tantissimi e non osiamo immaginare anche stasera e stanotte cosa succederà, no. Ma anche domani mattina, prima di preparare appunto il nuovo programma, la nuova puntata, quindi davvero. Sì, poi c'è tutto. L'ultimo flash Zaniolo Sofì, che insomma hotel a go-go. E anche qui possiamo dire, ve l'avevamo detto perché è stato tutto confermato. Sì. Ancora dobbiamo parlare della che non sì. ne abbiamo parlato più, quindi domani già vi abbiamo spoilerato sì. un paio di argomenti. Mi raccomando, restate incollati con noi. Grazie mille Elvira. Grazie Alessia. Buon pomeriggio, anche buona serata ovviamente. A domani.